Nel weekend del 25-26 ottobre è iniziato il campionato di calcio della categoria esordienti a 11. E che inizio! Il calendario della prima giornata ha regalato subito gare emozionanti e gradevoli. Domenica mattina allo stadio Rispoli la prima partita in programma era Scuola Calcio Ischia Isola Verde Real Casamicciola, iniziata con un po' di ritardo rispetto all'orario di start previsto. Dopo un inizio gara molto equilibrato, il Real Casamicciola riesce a trionfare, vincendo ognuno dei tre tempi in programma con il risultato di 1-0 e ottenendo così un complessivo 3-0. Poco cinica la squadra di Balestrieri, che comunque, al cospetto di un buon avversario, non ha affatto sfigurato. Nella gara successiva l'Ischia Socer ha battuto con il risultato complessivo di 3-1 la Futura. Partenza a razzo con la squadra di Carraturo, che nei primi minuti del primo tempo realizza ben 4 reti. La Futura, inizialmente in difficoltà, non si abbatte e riesce a portare a casa un gioco, ma non ad evitare la sconfitta. Al Monte di Meglio di Casamicciola si è giocata invece l'emozionante sfida tra Mondosport e Torrione. A regnare nell'arco dei tre tempi da 20 minuti è l'equilibrio, che perdura fino al triplice fischio del direttore di gara. Le emozioni però non mancano. Due regni, uno per parte, su punizione, un rigore richiesto, numerose azioni gradevoli e ben due reti. I ragazzi di Benedetto Esposito passano in vantaggio con un calcio di punizione di Michele Gaeta. Il Torrione di Desiano previene al pareggio con un guizzo di Borriello. Finisce così 3-3. Nell'ultima gara in programma, l'Isola di Procida espugna il Calise, battendo 3-0 allo Sporting Panza. Turno di riposo, invece, per la Socer Panza.